Allora, buonasera. Dunque, il mondo della public history è quello nel quale fuori della scuola e fuori dell'accademia di ricerca storica si hanno. Già raccolto alcune domande perché alcune me le ha anche inviate il professor Spagnolo, che adesso credo sia dovuto andare via. Intanto che vediamo se ci sono particolari curiosità o osservazioni che provengono da chi ci sta ascoltando, farò appunto queste domande che già mi sono arrivate, più altre domande che mi sembra giusto porre, cogliendo l'occasione di avere questi due ospiti. Allora, intanto, sia dalla relazione di Tonio che dalla relazione di Luigi emerge con chiarezza un elemento. Nella relazione di Brusa si capisce come nel momento in cui oggi si torna a inventare tradizioni e la storia identitaria e coi modelli ci ha spiegato facendo tanti esempi, si guarda effettivamente al modello che abbiamo inventato noi, no? Nell'Ottocento, quando la storia è diventata disciplina, quando abbiamo inventato, tra virgolette, le nazioni. Quindi il modello ottocentesco. Emerge anche con tanta chiarezza dalla relazione del professor Caiani che le stesse contestazioni di cui stiamo parlando oggi, le guerre della memoria, le guerre della storia, non solo sono figlie dei nostri giorni, ma sono figlie di scelte operate da chi in momenti storici diversi ha eretto un monumento, ha deciso di celebrare una parte del passato, e siamo sempre lì. Cioè, siamo nell'ambito di quello che viene considerata la storia dal punto di vista, no, occidentale o eurocentrico, sia come modello di narrazione nato in un periodo storico al servizio della costruzione dell'identità nazionale, sia poi per le scelte che sono state fatte, perché quello che emerge chiaramente dalla relazione del professor Caiani è che si cerca di colpire il momento in cui è stato scelto di erigere quel monumento, il significato che gli è stato dato da una parte della comunità in cui altri oggi si sentono di non riconoscersi più. Quindi la prima considerazione, la prima domanda è che cosa ne pensano entrambi della principale oggetto di discussione delle guerre della storia, delle guerre della memoria. Sono d'accordo sul fatto che tutto ruota intorno a un modello di un modo di pensare la storia, di raccontare la storia che è nato con la disciplina storica quando è diventata una professione nell'Ottocento e quindi con il cosiddetto modello di narrazione storica eurocentrico, cioè è l'Europa che viene messa sotto accusa, il modo con cui gli europei, il mondo occidentale racconta la storia che viene messo sotto accusa. Non è un caso che le contestazioni provengono da quelle collettività che si sentono escluse da questa narrazione della storia. Del resto, sia il professor Brusa che il professor Caiani sono stati in Italia tra i pochi a sostenere la necessità di abbandonare la cosiddetta narrazione canonica della storia e di spingersi verso una storia generale che valorizzasse non solo le diverse collettività, ma gli intrecci tra comunità diverse. Portata alle estreme conseguenze, questa contestazione in alcune frange estreme addirittura parla del nesso tra il modello eurocentrico, il razzismo e la costruzione stessa della disciplina storica o delle altre discipline. Infatti, volevo chiedere ad entrambi che ne pensano di quello che succede nelle università americane, in cui in alcuni casi quasi sembra esserci un mea culpa di fronte al modo stesso con cui la letteratura, le altre discipline, fino ad oggi sono state raccontate. Vengo anche alla domanda del professor Spagnolo, che mi sembra anche interessante da questo punto di vista.
Le guerre delle statue in America sono solo una delle ultime manifestazioni di una contestazione alla narrazione storica che viene da molto lontano, no? C'è ne abbiamo parlato l'altra volta, in America non solo ci sono i Black Studies, ma nell'insegnamento della storia c'è il mese dedicato alla Black History. E quindi si chiede al professor Spagnolo, ma quanto il modo con cui si insegna la storia negli Stati Uniti, dove viene anche molto valorizzata la World History, l'approccio della storia mondiale, è in relazione a questi fenomeni, se è in relazione. E poi chiede quanto l'insegnamento è diventato riconoscimento della storia di gruppi, e quindi quanto si contrappone una narrazione nazionale dei vincitori a quella di questi gruppi. Poi se pensate che anche nell'atteggiamento di Trump ci sia una reazione a questa matrice tutto sommato dualistica della storia, no? Verrebbe da pensare che anche negli Stati Uniti, quindi c'è apparentemente un racconto, un insegnamento della storia aperto alla storia generale, in realtà c'è solo una pluralizzazione di storie di gruppi. Che facciamo? Andiamo verso una storia patchwork in cui ogni comunità si sceglie il suo pezzo e fa solo quello? Infine, il dualismo in questione ha a che fare con una visione apocalittica che sembra una specificità del nostro tempo, quello di cui abbiamo parlato, ha parlato il professor Brusa, in merito alla risoluzione del Parlamento europeo, no? Il modello del rapporto con il passato che prevale in Europa è quello del processo al passato, del mea culpa, del modello appunto vittime carnefice. Quindi le questioni effettivamente sono tante, tante domande si potrebbero fare, ma già cercare di capire che cosa ne pensano su queste questioni sia il professor Busa che il professor Spagnolo sarebbe, professor Caiani, sarebbe interessante. E per finire un'altra domanda è quella relativa appunto che si fa di fronte a queste guerre della storia, queste guerre della memoria, quando toccano i monumenti, la sfera pubblica. La soluzione della risemantizzazione è una soluzione, e che ne pensate entrambi del fatto che alcuni sindaci in giro per l'Europa, ma anche in America, stanno creando delle commissioni apposite per valutare tutti i monumenti, tutti i memoriali presenti nelle loro comunità? Perché sostanzialmente si fa questo discorso: nella sfera pubblica tutte le comunità, le identità presenti devono condividere cosa è importante trasmettere alle generazioni future. Quindi devono condividere quello che scegliamo di ricordare, di memorializzare, in ogni modo. Quindi prima li riesaminiamo, vediamo che significato gli è stato dato in passato e se troviamo un modo per tutti condiviso di continuare a tenerle in piedi, le teniamo in piedi, anche risemantizzate, altrimenti ne mettiamo delle altre. Questo è un altro problema grosso. Io ho già accumulato una serie di questioni e di domande, e quindi lascerei intanto ai relatori la possibilità di affrontare e di sviluppare questi temi come meglio credono, e sottolineo solo un'ultima cosa, che effettivamente portare in classe un laboratorio attorno a un monumento, con tutte le indicazioni che sono state qui suggerite, sviluppando la capacità di analizzare come si arriva a stabilire che cosa del passato una comunità ricorda e cosa no, è forse un elemento fondamentale per comprendere quello che nella quotidianità ci circonda. Ormai appunto, dobbiamo fare i conti con quello che
gli studenti e c'è intorno a noi, noi dobbiamo fare i conti con la contestazione continua di come viene raccontato il passato e quindi dobbiamo dare la capacità di leggere le guerre della memoria e le guerre della storia. Io per adesso finisco qui, se intanto arrivano altre domande le raccolgo e vi do, insomma abbiamo adesso sostanzialmente un 10 minuti a testa, un quarto d'ora a testa per rispondere a queste sollecitazioni. E segnalo un'ultima cosa che anche sul tema delle memorie c'è una pubblicazione che poi è stata curata dal professor Spagnolo anche con un intervento di Lucia Boschetti proprio sulla risoluzione del Parlamento europeo, mentre La storia di tutti è il libro che Antonio Brusi e Luigi Caiani hanno curato proprio sul tema del ritorno della storia identitaria, del 2008, attualissimo ancora, un riferimento imprescindibile per affrontare questi temi in classe. Se ci sono altre osservazioni, anche se devono intervenire altri, prima di dare la parola al professor Busi e al professor Caiani, lo facciamo subito, nel giro di poco tempo, in modo che possano ognuno concludere con un intervento di circa un quarto d'ora. Leggo una domanda di Giorgia Tandoi. Il signor Caiani vuole dirci che denuncia questa forma di protesta in quanto il contesto storico in cui sono state costruite queste statue era completamente differente da quello attuale, in quanto a prescindere da quello che conosciamo ora hanno comunque un valore storico, o si è d'accordo per l'abbattimento di alcune di esse dato l'impatto pubblico negativo? Sì, siamo sempre effettivamente intorno a queste questioni. Si potrebbe distinguere tra la questione degli usi pubblici e poi la questione invece della conoscenza storica, della capacità di avere un rapporto con la conoscenza del passato che sia consapevole. Vedo che c'è anche una domanda di Petruzzelli, Giuseppe Petruzzelli. Siccome si è acceso molto in questi anni il dibattito sull'insegnamento dell'educazione civica, si chiede quanto è reale oggi il pericolo di sovrapporre e confondere quest'ultima unicamente con l'educazione alla legalità. Ed effettivamente torniamo appunto al rapporto col passato degli europei, perché legalità significa avere lo sguardo del giudice. Quindi chi sono le vittime, chi sono i carnefici, di che diritti stiamo parlando? Non ultima la notizia di un professore nel Barese che ha proposto lezioni all'aperto per recuperare anche un po' il contatto con la natura e le opposizioni di alcuni genitori convinti che in questa maniera il docente stesse educando gli alunni a eludere la legge. E va bene, ci sono altre domande. Il contributo della storia insegnata all'educazione civica può essere proprio quello di mettere in prospettiva l'invenzione delle tradizioni? Il riproporsi oggi nell'Europa dell'Est di meccanismi di invenzione della tradizione può essere utilizzato per un percorso tra passato e presente, affrontando il risorgimento? In Italia ci sono state polemiche sulla statua di Montanelli. Come affrontare il tema in classe, tenuto conto della rimozione della questione del colonialismo nella cultura italiana? E poi, d'identico, questi atti di vandalismo verso le statue possono essere inserite nel contesto di un attacco culturale allo Stato-nazione, in aggiunta all'attacco già subito da esso in ambito economico dalla globalizzazione? Insomma, ecco, mi sembra che le domande, siano e le osservazioni sono tante. Quindi adesso io farei così, lascerei la parola per un quarto d'ora. Magari in ordine inverso al professor Caiani per un quarto d'ora e al professor Brusa per l'ultimo, come si usa in alcune occasioni, in alcuni convegni. Quindi la parola al professor Caiani.
Beh, le questioni sono veramente tante e iniziamo dall'ultima che mi è stata rivolta direttamente. Io non denuncio nulla, io osservo soltanto e osservo che non ci sono diritti da nessuna parte, sono solo giochi di potere. A un certo punto ci sono delle comunità che si organizzano in un contesto sociale, possono essere comunità politiche, religiose, di immigrati. E non solo in questi casi, pensate per esempio a quello che hanno fatto gli immigrati indiani in California alcuni anni fa, denunciando alcuni manuali di storia perché secondo loro non presentavano la storia dell'India dal loro punto di vista, no? Un punto di vista che indubbiamente non poteva essere considerato scientifico dagli storici. Quindi, e quando queste comunità hanno il potere, per una serie di ragioni, di affermarsi, vincono. Io personalmente, come storico, ma qui esco fuori dall'osservazione dei giochi di potere. Quello che dico è che probabilmente il sistema più corretto dal punto di vista, diciamo, di una didattica diffusa extrascolastica e anche dal punto di vista della, come dire, concordia sociale, è che ciascuno si faccia i propri monumenti. Cioè, perché, per esempio, abbattere il monumento a Chaucer in Martinica, se si vuole sottolineare il ruolo degli insorgenti schiavi, fate il monumento, anzi, il monumento è già stato fatto da parecchio tempo. Quindi ciascuno si fa i propri monumenti e con quelli tira avanti il proprio discorso, invece che distruggere i monumenti degli altri. Certo, poi metterci una targa esplicativa sotto è impegnativo, è imbarazzante. Avete visto appunto la targa al monumento a Lenin a Schwerin, che insomma, è molto discutibile, però comunque è un piccolo passo avanti. Insomma, io quello a cui mirerei è smorzare il più possibile i conflitti, soprattutto perché non esiste una comunità. Esistono tante comunità, peraltro oggi sempre più numerose, perché se prima potevamo avere diverse comunità politico-religiose, ma diciamo nazionalmente omogenee, oggi abbiamo anche una forte eterogeneità e quindi non si può pensare che un monumento abbattuto, costruito, rappresenti il punto di vista di tutti, anzi è proprio questo che va evitato, non ci deve essere nessun tipo di imposizione. Io fra l'altro personalmente sarei contrario all'erezione di nuovi monumenti da parte di un potere politico. Già le nostre città sono strapiene di monumenti, per cui sono un po' eccessivo. Vi faccio un caso secondo me molto significativo. Allora, la Polonia ha insistito, anche a livello diplomatico, perché a Berlino, dove sapete ci sono molti monumenti alle vittime del nazismo, no? Anche questa è una cosa particolare, cioè la Germania si è fatta carico della colpa del nazismo. Così come appunto, per esempio a Nantes c'è il monumento allo schiavo, quindi la Francia si è fatta carica a Nantes, a Bristol, della colpa del colonialismo e dello schiavismo. E già qui ci sarebbe da discutere, perché insomma il concetto di colpa è un concetto etico che non c'entra niente con la storia, perché a quei tempi i discorsi erano diversi ed erano condivisi da attori in tutto il mondo. Per esempio, una cosa che è venuta fuori in maniera molto sotterranea, ma che per esempio è stata portata avanti da studiosi afroamericani, è che non si può parlare della schiavitù perpetrata dagli europei ignorando la fondamentale collaborazione degli africani. Perché se gli africani non avessero venduto agli europei gli schiavi, gli europei non sarebbero stati in grado di andarli a catturare, non avevano né le conoscenze del territorio né le forze militari, per cui tutti i sovrani africani, soprattutto da West Africa, catturavano altre popolazioni e li vendevano agli europei. Questo però normalmente non viene detto. Per esempio, nel Benin ci sono delle statue a degli Oba, tipo l'Oba Esigi, cioè un sovrano cinquecentesco, che cominciò a vendere schiavi ai portoghesi. Però quella statua sta lì e non crea nessun problema perché invece è il fondatore del grande stato del Benin. Quindi insomma sono tutte operazioni puramente di potere. Ma torniamo un attimo al caso della Polonia. Allora, la Polonia ha preteso che ci fosse un monumento anche alle vittime polacche della guerra. Ci sono già monumenti ai polacchi, però
uno era stato fatto da DDR, quindi metteva in luce soprattutto, diciamo, la collaborazione dei polacchi alla liberazione dal nazismo. Invece no, si voleva fare proprio un monumento alle vittime polacche, quindi non solo ebrei, della Germania nazista. E però qualcuno ha detto, sì, ma se facciamo il monumento alle vittime polacche, che certamente sono state le più numerose di tutti gli altri, però allora bisogna farle per tutti gli altri, per gli ucraini, per i bielorussi, per i sovietici, i russi, però pure per i francesi, per gli olandesi, per gli italiani e tutto quanto. Cioè, facciamo una moltiplicazione straordinaria dei monumenti. Allora, a questo punto, la mediazione che è stata trovata, in un gioco però estremamente complesso dal punto di vista ideologico, in cui c'è entrato anche il museo ebraico, no, facciamo un monumento a tutte le vittime della Seconda Guerra Mondiale, però sottolineando che la guerra è stata iniziata nel 39 contro i polacchi. Cioè, sono tutti giochi continui che lo storico non può far altro che guardare dall'esterno, criticare, ma non puoi entrarci dentro perché non c'è nessuna legittimità in questi discorsi, ci sono soltanto giochi di potere, come appunto il gioco di potere che consente agli estoni di spostare un monumento sacrario al soldato sovietico e che i tedeschi non possono permettersi di fare, tutto lì. Quindi io credo che bisognerebbe veramente prendere le distanze come storici e anche però come docenti di educazione civica, per evitare di cadere vittime di queste guerre per bande, perché sono secondo me soltanto questo, delle guerre per bande, in cui naturalmente la vittima gode di un certo tipo di attenzione, perché proprio per il fatto stesso di essere stata vittima, ma che poi molto spesso, anzi direi sempre, distorce la storia in modo da usarla come arma contro quello che considera o che è l'oppressore. Perfetto, vogliamo dare la parola allora ad Antonio Brusa? Proseguo il discorso di Luigi ricordando una frase che dicono tutti nel momento in cui abbattono i monumenti: la storia la scrivono i vincitori. Cioè, facciamo questo perché la storia la scrivono i vincitori. Noi la leggiamo spesso come il fatto che i vincitori hanno scritto una storia in cui quella persona lì che si ribella era vittima. In realtà la storia la scrivono i vincitori, significa questo: ora che io ho vinto, scrivo la storia. Siccome ho vinto a scrivere la mia storia. Vincere vuol dire rappresentarsi, vuol dire essere sul proscenio insieme con gli altri, quindi vincere mi dà diritto a scrivere la storia. A questo punto dobbiamo riflettere sul fatto che la storia, il passato, diventa un terreno di lotta, di contesa, in cui i moderni si precipitano per stabilire dei confini, tracciare delle gerarchie, combattere per delle gerarchie. Qui lo slogan che noi avevamo quando lanciamo il convegno La storia di tutti è che è il passato è di tutti, il passato è un bene comune dell'umanità, non può essere sequestrato da questa nazione o da questa banda, e quindi è lì, è un bene comune che va rispettato in quanto tale, e su questo mi trovo totalmente d'accordo con Luigi. Il problema che ci si pone oggi è che un tempo il passato era una specie di giardino in cui entrava solo lo storico, che più o meno aveva le sue accortezze, stava attento a non calpestare le aiuole, e adesso ci entrano tutti, è come un grande giardino reale in cui improvvisamente la cittadinanza entra, e la cittadinanza deve imparare a muoversi nel passato, e questo non lo sa fare. E direi che l'educazione alla storia pubblica dovrebbe essere questo: l'educazione a usare bene, a come si muove, quali sono le regole di comportamento per entrare in questo luogo fragilissimo che è il passato, e quindi anche tutto ciò che rimane del passato oggi, monumenti compresi.
perché un monumento non è soltanto alla celebrazione di un fatto avvenuto chissà quanto tempo fa di una persona, ma il monumento è esso stesso una traccia del passato, e quindi distruggere una traccia del passato è una responsabilità che grava sulle persone, nei confronti della quale uno storico certamente non può che dire: stiamo attenti, non si distruggono le statue del passato, se non vogliamo averle lì le conserviamo da qualche parte, ma non si possono distruggere, che un monumento a Mussolini in questo momento è un qualche cosa che io posso studiare, mi può dire delle cose di quel periodo che se me lo distruggi non me le potrà più dire, quindi è un bene che viene sottratto, conoscitivo, che viene sottratto a tutti. E da questo punto di vista penso che rientri questo argomento in uno dei campi, in uno dei tante e una delle tante voci che sarebbero soggette a questa voce complessa che è l'educazione alla cittadinanza. L'altro tema che molti hanno proposto è quello del rapporto, e lo riproponeva anche Claudia, tra eurocentrismo e altre storie. Quello che si può dire è che certamente la lotta contro l'eurocentrismo è stata corale, da quando l'Europa ha perso la sua supremazia, certamente dopo la Prima Guerra Mondiale si è diffusa in tutto il mondo, man mano che i vari paesi raggiungevano l'indipendenza, la prima cosa che hanno fatto dal punto di vista storico è buttare a mare l'eurocentrismo, eccetera. Però quello che bisogna osservare è che hanno buttato a mare i vestiti dell'eurocentrismo, ma hanno conservato tutti lo scheletro dell'eurocentrismo. Lo scheletro dell'eurocentrismo era guardare la storia, guardare il passato come se io fossi un protagonista del passato che oggi deve riprendere il suo ruolo del protagonista, in cui il punto di vista non è un punto di vista euristico per conoscere il passato, il punto di vista locale è un punto di vista euristico per conoscere il passato, ma è un punto di vista verso il quale il passato converge, è una reductio ad me, l'eurocentrismo. E allora al posto dell'eurocentrismo oggi abbiamo l'afrocentrismo, abbiamo l'indocentrismo, il sinocentrismo, ogni stato, ogni paese e ogni gruppo costruisce una sua propria storia autocentrata. Dal punto di vista formativo allora dobbiamo chiederci: se l'eurocentrismo è sbagliato, sono sbagliati tutti gli autocentrismi. Tutti sono sbagliati, e non è che trovando una mediazione X fra soggetti sbagliati, fra razionali, noi troviamo un racconto giusto da entrare in classe, che la stupidaggine che si è detta in passato viene ripetuta a volte nei vari programmi, che se io mi trovo un abitante del Benin in classe o un rumeno in classe, allora gli facciamo l'unità didattica sui rumeni, gli diamo il contentino della sua presenza nell'ambito storico. Mi è capitato per alcuni anni, fra il 1900-2007 e successivi, di far parte dell'osservatorio sull'intercultura che i governi di centrosinistra avevano messo su e che la Gelmini poi ha eliminato, in una fase di lavoro preparatoria noi ascoltammo i rappresentanti delle varie comunità etniche presenti in Italia, e c'era quello dell'Albania che diceva: noi siamo la comunità più importante in Italia, per piacere nel vostro programma mettete una bella unità didattica, fate in modo che ci sia presente l'Albania. E i rumeni dicevano: no, ma siamo noi i più importanti, dobbiamo avere più spazio. E poi c'era una signora da Capo Verde, dice: noi siamo una piccola isola, ma perché no anche noi lo spazio? A un certo punto io e qualcun altro siamo intervenuti e abbiamo detto: beh, insomma, in Italia stanno 200 comunità, cosa facciamo? Prendiamo il manuale, lo lottizziamo, diamo due pagine ciascuno. Quando abbiamo fatto così, cosa abbiamo realizzato? Abbiamo realizzato una formazione dei ragazzi? Abbiamo dato il contentino appunto ai gruppi di pressione che intervengono sulla storia, così come intervengono su altri campi culturali e no della società?
Il dovere di chi insegna storia è quello di dare ai ragazzi uno strumento per leggere il presente, per leggere la società. È questo che serve la storia, per leggere la complessità della società all'interno della quale ovviamente c'è anche il passato. E quindi il suo dovere è scegliere lo strumento migliore che secondo la sua cultura, secondo la sua onestà di giudizio, secondo la sua competenza riesce a produrre. E una volta che ha creato lo strumento migliore, questo strumento va dato a tutti. Non ci sono cittadini di serie A e di serie B che hanno diritto, che hanno strumenti particolari. Se c'è una macchina che funziona, io do la macchina, la medicina migliore a tutti, non una medicina particolare a seconda dei soggetti che mi vengono di fronte. Certo, questo approccio è un approccio che contrasta e contrasta non solo con le istanze dei gruppi sia etnici sia religiosi sia di genere che in cui ormai la nostra società si sta difendendo, ma contrasta con la tradizione scolastica, perché la tradizione scolastica non è stata il veicolo di uno strumento cognitivo, è stato il veicolo, dobbiamo riconoscerlo, di uno strumento identitario. Noi abbiamo una storia costruita come storia identitaria in passato sulla quale siamo intervenuti rappezzando, aggiustando questo, aggiustando quell'altro, inserendoci queste unità, inserendoci le donne, inserendoci un po' più di neri, eccetera, ma in fondo la trama è quella della storia, è quella che ci dobbiamo chiedere, ma questa è veramente lo strumento per conoscere il mondo? Cioè quella narrazione che noi troviamo, che dalla preistoria va alla mezzaluna fertile e poi va alla Grecia, va a Roma e va al Medioevo, beh, onestamente questo serve per conoscere il mondo? O era la genealogia che si costruì l'Europa nel 1800? Se allora onestamente diamo una risposta giusta a questa domanda, dobbiamo dirci: bene, essendo il mondo costituito da 7 miliardi di persone, vediamo di costruire una storia che valga per 7 miliardi di persone, all'interno della quale poi ognuno cercherà lo spazio per approfondire la sua situazione particolare, un problema particolare, qualche cosa che lo riguarda da vicino, certo, ma una grammatica generale, riprendo con forza l'idea che fu di Brodel, una grammatica generale della storia che possa essere condivisa come sistema di lettura della società, beh, questa noi la possiamo cercare e probabilmente questa è l'unica risposta che noi possiamo dare culturalmente a questo disfacimento del paradigma ottocentesco che sta dando luogo alla nascita di tanti paradigmi altrettanto dogmatici e parziali, mediare i quali è realmente molto difficile e fra i quali si è scatenata la lotta della quale la guerra delle statue è soltanto una parte. Non so se ho risposto a tutto. Sì, penso che le conclusioni più efficaci le avete tratte entrambi da tutto il dibattito che c'è stato e le questioni che sono state poste. Io ringrazio tutti quanti, intanto i relatori, Lucia Boschetti che ha con pazienza accompagnato tutto questo percorso, i corsisti, sia i docenti sia gli studenti universitari. Rimandiamo al sito anche per la registrazione di questo incontro per altri suggerimenti. E su quella domanda sull'Ottocento, Antonio, lo ricordo io, tu avevi inventato già da tempo un laboratorio sull'invenzione delle tradizioni e riguardava proprio questi temi. Troverete proprio sul sito i laboratori sull'invenzione delle tradizioni sia intorno al Risorgimento italiano sia sul processo di integrazione europea. Attraverso un gioco si possono far capire questi meccanismi. Ancora grazie a tutti, ci rincontreremo alla fine con gli studenti, con le loro relazioni, con i docenti, in base al questionario e alla volontà di partecipare poi insieme a noi a queste sperimentazioni e poi vedremo il prossimo anno, ovviamente non prima di maggio, anzi probabilmente verso la fine del 2021, raccoglieremo le fila
di tutti questi percorsi. Siamo comunque a disposizione, potete scrivere a me, a Lucia Boschetti, per qualunque richiesta, e provvederemo anche a mettervi in contatto eventualmente con chi ha ideato i laboratori o con i relatori. Grazie a tutti, arrivederci.